quinto giorno di allenamento per l'Audace Cerignola in questo pre-ritiro qui al Cercat prima di partire per Campitello Matese. Siamo in compagnia di mister Massimo Gallo. Mister, quali sono le sue prime impressioni al termine di questi primi cinque giorni di allenamento? Sono molto positive perché ho trovato la squadra preparata, perché gli abbiamo dato un lavoro pre-ritiro e ho visto grande professionalità da parte dei ragazzi che l'hanno svolto questo lavoro e quindi sono già pronti per affrontare dei lavori molto più pesanti. Ha accolto i nuovi acquisti che sono arrivati appunto dal mercato: Vergori, Colella, Albanese, Ragone. Ecco, che giocatori ha trovato? Anche loro pronti e vogliosi di fare bene, perché qui l'unico obiettivo è quello di vincere il campionato, quindi di fare un grossissimo campionato. Quindi loro si sono già medesimati in questa situazione e i risultati si stanno vedendo. A proposito di mercato, si aspetta che possa arrivare qualche altro tassello? Beh, ci stiamo vedendo intorno esattamente cosa si può fare. Naturalmente dobbiamo prendere ancora qualche under e poi in corso d'opera vedere cosa potrebbe servire alla squadra, però ci stiamo muovendo, non stiamo fermi. Parlando appunto in ottica campo, come si stanno svolgendo questi allenamenti, su cosa sta concentrando la sua attenzione? La mia attenzione è concentrata soprattutto alla ricerca di nuovi moduli, perché dobbiamo anche variare, anche perché tutto dipende dagli under che si trovano, e quindi tutto bisogna adattare in base a loro. E quindi questa settimana è stata dedicata soprattutto alla ricerca e capire esattamente qual è il modulo che dà più equilibrio a questa squadra. Guardando un po' le rose delle avversarie, si è fatto un po' un'idea su quale potrebbe essere la griglia delle avversarie? A me non piace vedere in casa degli altri, mi piace vedere in casa mia, quindi so che sono delle ottime squadre, però sono abbastanza contento della mia. Dopo la prima categoria e la promozione stravinta a suon di record, questo potrebbe essere il primo campionato in cui forse l'Audace può trovare qualche difficoltà? Cercheremo di non farle succedere, di non averle queste difficoltà. Certo, naturalmente cambiano i scenari, cambiano piazze, cambia tutto, però ci stiamo attrezzando anche per questo. Ok, grazie mister. Grazie a voi. Beh. Siamo con Gianni Albanese. Gianni, in ordine di tempo sei stato il primo acquisto della nuova Audace 2016-2017, quanto è importante per te essere arrivato qui a Cerignola? Per me è importantissimo, ho accettato subito la loro richiesta, perché è un progetto molto ambizioso e sono molto contento di vestire la maglia della mia città. A centrocampo ci sarà molta concorrenza, è arrivato anche Colella, che obiettivi ti poni? Il mio obiettivo è sempre lo stesso, di impegnarmi, e poi le valutazioni le fa il mister e lo staff. Conoscevi già tanti che facevano parte dell'Audace, come ti stai trovando dopo questi primi quattro giorni di pre-ritiro? Sì, conoscevo la maggior parte della squadra, perché alla fine sono cerignolani come me, mi sto trovando molto bene. Ok, grazie Gianni e in bocca al lupo.